In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Mordini, proseguono a Barga le iniziative che intendono ricordare questo illustre concittadino, che non solo ebbe un ruolo importante nel movimento garibaldino, ma successivamente ha rivestito incarichi di primo piano nei primi governi del Regno d'Italia. Sabato scorso, presso la Fondazione Ricci a Barga, si è parlato dell'illustre politico barghigiano in un convegno che ha visto una buona partecipazione di appassionati di storia. Era presente anche il nipote Leonardo Mordini. L'incontro, aperto dai saluti del sindaco Caterina Campani, che poi è proseguito con l'intervento di Cristiana Ricci, presidente della fondazione, ha introdotto il professor Marco Angella, studioso e appassionato di storia locale di Pontremoli. Nel corso di alcune ricerche ha scoperto un legame diretto tra il senatore Antonio Mordini e un altro illustre Mordini di Pontremoli. Sì, esatto, io sono partito come studioso di storia locale partendo da un vicario regio di Pontremoli dal 1778 al 1782, Pietro Mordini, e facendo ricerche all'Archivio di Stato di Firenze ho trovato che questo Pietro Mordini era il fratello del bisnonno del patriota Antonio Mordini. E poi mi sono soffermato sulle origini della famiglia, ho cercato di trovare altri manoscritti che potessero documentare la questione della famiglia Mordini. Infatti, Pietro Mordini ebbe un ruolo di primo piano nella vita di Pontremoli, dove ricoprì anche il ruolo di regio vicario generale, incarico di grande prestigio, con anche funzione di giudice. Nel corso dell'incontro, il professor Angella ha inoltre confermato la provenienza della dinastia Mordini da Firenze, avendo rinvenuto documenti relativi al 1555 che confermerebbero la provenienza del casato Mordini dalla città dei Medici.